tutti ragazzi, qui è Giulio Interessante, ben ritrovati nel mio canale. Oggi siamo qui con un nuovo episodio dei pronostici. Come sempre trovate la classifica aggiornata alla fine del video con tutti voi che avete indovinato il pronostico. E come dico sempre, se avete qualche errore, diciamo, se avete notato qualche errore nella classifica, scrivetemelo qui sotto nei commenti. Io ultimamente sto notando parecchi di voi che si lamentano, comunque sto mettendo a posto tutta quanta la classifica. Purtroppo non è facile quando sotto ogni video ci sono circa 200 commenti in cui qualcuno scrive il pronostico, in più sempre i soliti 10-20 che lo scrivono dopo la partita oppure a partita in corso. Comunque, se notate degli errori, scrivetemelo qui sotto nei commenti. Oggi andremo a giocare la partita naturalmente contro il Carpi. Per quanto riguarda la formazione, io credo di giocare con questi giocatori. Non c'è Jorginho, quindi cerchiamo di essere più reali possibili, e mettiamo al suo posto naturalmente Vardifiori. E per il resto io direi di giocare con questa formazione, con Higuain che è salito ancora una volta 88 ed è fisso ad 88. Speriamo che l'aumentino anche sull'ultimate team, perché credo che ancora non l'abbiano aumentato. Comunque noi ci vediamo in campo per la partita contro il Carpi. Eccoci qui ragazzi, le squadre stanno per entrare in campo. Inizia adesso Napoli Carpi. Attenzione, Callejon subito, supera l'avversario e può entrare dentro. Callejon, attenzione, Callejon, il destro di Callejon e para Belek. Attenzione, Hamsik, è buona per Higuain che appoggia, è buona per Valdifiori, c'è lo spazio. Attenzione, Valdifiori, io ci provo, il destro di Valdifiori deviato e sarà calcio d'angolo. Attenzione, Insigne dentro di testa per Allan, però attenzione, messo giù, calcio di rigore, ci va il Pipita. Gonzalo Higuain carica il destro, Gonzalo, oh, attenzione che parata che ha fatto. Appoggia per Higuain che se la porta avanti, poi il rimpallo, Callejon dentro per Allan, il destro, c'è la parata di Belek ancora, non vuole entrare. Dentro Valdifiore, buona per Insigne, il destro, il giro di Insigne, la parata di Belek ancora. E finisce qui il primo tempo, ancora 0-0. Da notare, ho visto prima le statistiche, 8 tiri a 0 da parte nostra. Si gira Higuain, può andare Higuain, attenzione il sinistro di Higuain al 55esimo, sempre lui, il Pipita, 1-0. Attenzione, Higuain recupera palla e può andare, vai Gonzalo, la finta, ottimo, quel sinistro, grandissimo Gonzalo Higuain, e in 2 minuti rifila 2 gol al Carpi, 2-0 Napoli. Attenzione, recuperiamo palla, Higuain dentro, è buona per Insigne che se la porta avanti col tacco, poi il destro, piazzato, 3-0, grandissimo Lorenzo. Attenzione, adesso il Carpi è sbilanciatissimo, e può andare Higuain, c'è lo spazio, dentro, vai Valdifiori, forza Valdifiori. Valdifiori, il destro, no Valdifiori, 100 volte l'ho premuto, dovevi tirar prima. No, attenzione, cos'è questo spazio? Traversa. Ragazzi, non rischiamo, dai, che voglio concludere senza subire gol. Appoggio dall'altro lato per Higuain, per la tripletta, Higuain, c'è ancora la parata. Finisce qui, non c'è più tempo, 3-0, doppietta di Gonzalo Higuain e gol di Lorenzo Insigne. Questo qui non sarà anche il mio pronostico, perché secondo me la partita finirà 4-0 con il Napoli. Quindi ci voglio aggiungere un altro gol di Gonzalo Higuain che farà una tripletta, almeno secondo me. Quindi 4-0 per il Napoli con tripletta di Gonzalo Higuain e gol di Lorenzo Insigne. Quindi per questo video è tutto ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto. Come ho detto all'inizio del video, fatemi sapere qui sotto nei commenti il vostro pronostico con anche i marcatori per avere 2 punti in classifica. Alla fine del video trovate la classifica aggiornata. Se trovate qualche errore fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Noi ci vediamo con un prossimo video. Bello.